Salve, innanzitutto volevo cogliere l'occasione a nome mio e di tutti i ragazzi qui di ringraziare tutti gli organizzatori, in particolare anche lei, per darci la possibilità di poter, diciamo, porre i nostri quesiti e avere una risposta chiara alla problematica della mafia. E leggo subito la mia domanda. Il boss Pietro Allievi ha affermato: vede dottore, quando voi venite nelle nostre scuole a parlare di legalità e di giustizia, i nostri ragazzi vi ascoltano e vi seguono. Ma quando questi ragazzi diventano maggiorenni, cercano un lavoro, una casa, assistenza economica e sanitaria, a chi trovano? A voi o a noi? Come possono i giovani quindi rappresentare il vero seme dell'antimafia? Grazie Stefania, anche perché, come dire, mi consente di completare il discorso, perché credo di credere, non lo dico per piaggeria, perché hai formulato tu questa domanda. Quasi sempre quando cito il generale della Chiesa, antimafia sociale, antimafia dei diritti, subito dopo, ma chiedendo scusa, perché l'accostamento può sembrare, se non proprio blasfemo, irriverente, cito proprio questa frase di Pietro Allievi: tu l'hai fatto senza accostamento, senza saperlo, e quindi mi liberi dal timore di risultare, se non blasfemo, irriverente. Questa è una frase che Pietro Allievi ha pronunziato in occasione di un incontro professionalmente dovuto ad un interrogatorio, anche se poi non rispondono, però nell'interrogatorio ci sono anche delle pause, diciamo così, discorsive, con un mio collega della Procura di Palermo, quando io lavoravo a Palermo, di nome Alfonso Sabelli. E le parole sono brutali, ma purtroppo hanno un fondo di verità. Se terminato il ciclo scolastico, come dicevamo prima, alcuni diritti fondamentali, il diritto al lavoro, 185.000 posti di lavoro perduti, ma a causa della mafia, non vengono soddisfatti perché sul territorio c'è, se non esclusivamente, prevalentemente la mafia, e le istituzioni non fanno quello che è giusto, sacrosanto, pretendere, e che voi giovani avete il diritto dovere di esigere, ecco allora che il mafioso può serenamente, tranquillamente, spudoratamente, ma purtroppo con un certo fondamento di obiettività, parlare di nostri ragazzi, nostre scuole, come se tutto fosse egemonizzato dalla mafia, e di ragazzi che ascoltano i discorsi che vengono fatti in tema di legalità. La citazione, anche colpa mia perché sono io, non è completa, perché in realtà ieri ha anche detto: vi ascoltano, poi tornano a casa, ripetono le cose che hanno sentito da voi ai fratelli, ai genitori, e le ripetono convinti che le cose stiano davvero così come voi le avete raccontato, ma poi, quando finita la scuola, cercano lavoro, casa, assistenza economica sociale, a chi trovano? Questo è vero purtroppo, o perlomeno è ancora vero in una misura che deve essere sicuramente diminuita. Questo è il compito della politica, questo è il compito dell'amministrazione, questo è il compito della società civile organizzata, che deve pretendere, organizzandosi, facendo denunzie e proposte, che le cose cambino. Perché questo delinquente di Allievi non abbia più la spudoratezza di poter dire delle cose che purtroppo devono essere ascoltate senza essere liquidate scrollando le spalle, perché c'è del vero, paradossalmente sono l'interfaccia di ciò che dalla Chiesa diceva: l'antimafia sociale, l'antimafia dei diritti, l'effettività dei diritti sono condizio sine qua non, condizione decisiva per poter venire a capo di questa mala bestia che è la mafia, che toglie lavoro, crea povertà, ma poi la spudoratezza di rivendicare che senza di loro le cose andrebbero ancora peggio.